Di mestiere mi occupo di dati, quindi il mio obiettivo, diciamo giornalmente, è aiutare le aziende a trasformare in valore quello che è il patrimonio informativo. Niente magia, niente esoterismi, semplicemente prendiamo quelli che sono i dati prodotti dall'azienda, magari arricchiti con dati che l'azienda non ha di proprietà, che magari arrivano da fonti esterne, si mettono insieme, si correlano e si cerca di tirare fuori il massimo valore possibile per comprenderli, trarne un vantaggio e quant'altro. Allora, l'obiettivo è nato come una questione personale, cioè la voglia di capire di più rispetto a quello che stava succedendo fuori casa, in termini nazionali e internazionali, visto che questa pandemia sta flagellando, ormai siamo a 500.000 contagi con i dati di ieri notte in tutto il mondo. Eh sì. E il vantaggio grosso per uno che si occupa di dati come me è avere la disponibilità delle informazioni rilasciate da Protezione Civile, che sta facendo un lavoro straordinario giornalmente, e da una università americana del Maryland, la Johns Hopkins, che rilascia un dataset contenente dati da praticamente tutte le nazioni del pianeta. E quindi, avendo a disposizione questo patrimonio informativo, l'idea è stata quella di metterli insieme e costruire delle analisi, delle rappresentazioni, chiamiamoli report, dashboard, come vogliamo, che raccontassero il fenomeno. E in 3 ore ho fatto il primo 8 report, mi sono piaciuti, li ho messi pubblici per dare disponibilità, insomma, a chiunque di poterli vedere così come li vedevo io. E oggi siamo a 39 report. E come sai, sono un tecnico, non sono un virologo e non uno scienziato, quindi... Certo, i dati. Non posso entrare nel merito, no, di previsioni o cose del genere, che rispetto a altri progetti, la complessità di questo non è tanto tecnica, quanto più, se vuoi, umana. Perché ogni giorno, quando Protezione Civile rilascia un aggiornamento, quei singoli numeri sono in realtà delle persone. Quindi sì. Non si tratta di parlare di andamenti finanziari, vendite, acquisti, logistiche, le stelle. Qui parliamo di persone, di qualcuno che non c'è più, di qualcuno che sta lottando, parliamo di medici, infermieri che tutti i giorni vanno in guerra, quindi la complessità è umana. La tecnologia supporta e le sfide tecnologiche si superano, qui la difficoltà è proprio quella di vedere in ogni singolo numero una persona. Però i dati, come dicevo, parlano un po' da soli, no? Quindi si vede un trend di miglioramento da diversi giorni in discesa, anche se oggi è stata una giornata negativa, se la guardi singolarmente, no? Invece se tu guardi nel complesso tutte le informazioni, questa curva che scende c'è, è chiara, si vede. E chiaramente giorno per giorno poi bisogna vedere questo andamento, però l'impressione che ho da cittadino e da tecnico, diciamo, dei dati è che quello che ci viene richiesto stia portando un frutto, e quindi c'è da stringere i denti, c'è da avere pazienza, sarà dura, ma alla fine vinciamo noi. Diciamo che anche qui non posso entrare nel merito di come i dati vengono memorizzati. Da tecnico, quello che avrei preferito era che l'Organizzazione Mondiale, la WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, avesse definito prima uno standard internazionale alle quali varie nazioni potessero, come dire, sottostare, seguire, no? Per gestire in maniera uniforme la memorizzazione e il trattamento del dato, per avere, come dire, la dico male, per sfruttare questa opportunità, perché di fatto siamo di fronte a un evento terribile, con la tecnologia che abbiamo è la prima volta che avviene, speriamo sia l'ultima e l'unica, certo. Però potevamo sfruttarla meglio da un punto di vista tecnologico per uniformare la gestione del dato, avere una qualità superiore. Alla fine, come diciamo un po' noi nel settore, quello che entra esce, cioè se tu fai entrare sporcizia nei sistemi, anche sporcizia avrai all'esterno, no? Un po' di rumore c'è sempre. Mi sento di ringraziare il team di Protezione Civile e tutte le ASL, le strutture sanitarie, che stanno sicuramente facendo un lavoro
folle e pazzesco, sotto uno stress terribile, quindi certo, nemmeno, voglio dire, mi bacio i gomiti per i dati che abbiamo, e se c'è un po' di rumore mi dispiace, però posso anche comprendere il livello di stress a cui tutti sottostanno. Ci fosse stato uno standard internazionale, questo ci avrebbe permesso di comprendere forse meglio il fenomeno, però, come dire, portiamoci a casa anche questa lezione. Allora, come dicevamo prima, non sono un virologo, uno scienziato e quant'altro, andrà tutto bene, perché boh, sarà dura, ma ce la caveremo e ne usciremo forse più forti, con tante lezioni imparate, speriamo di impararle tante lezioni. Dal punto di vista tecnologico mi piace pensare che anche noi abbiamo fatto una piccola parte, un po' per far comprendere il fenomeno e quindi far capire, per esempio, che la fatica di stare chiusi in casa è una fatica che serve, che fa bene. E poi da uomo di tecnica confido nella scienza, quindi confido che chi di mestiere deve trovare delle soluzioni sanitarie ce la farà e ci arriverà. Poi sono un ottimista di natura, e anche in questa occasione resto ottimista.